come hai vissuto questa esperienza? Mi ha aiutato molto sia a livello lavorativo che anche della persona, di me stessa. Le persone che hanno organizzato questo concorso, una di loro è Luna, che è qui con me, ci hanno aiutato molto sia per il corso di portamento, quindi con le sfilate, ci sono state sempre vicine, quindi sono diverse dagli altri, secondo me. Senti, chi è Francesca? Fai un piccolo ritratto di te. Francesca è una ragazza di 17 anni che ancora frequenta gli studi di psicologia e servizi sociali. E, ama molto gli animali, ama stare con la famiglia, ama tutto quello che amano comunque i giovani di oggi, perché sono una ragazza come tutte le altre. Francesca è il nostro fiore all'occhello, prima edizione Reginetta de Domare 2015, meritatissimo la sua vittoria. È una ragazza, come ha appena accennato Acqua Sapone, una ragazza della porta accanto, se non la nostra tipica bellezza salentina. Quello che ci auspichiamo è che Francesca comunque rimanga la ragazza semplice e bella nell'animo che è per il futuro poi. Luna, allora siamo pronti per l'edizione 2016 del concorso Reginetta dei Due Mari? Noi siamo prontissimi, la rassegna 2016 è in fase di costruzione, ma cresce giorno dopo giorno e stiamo destinando le date, saranno tante le tappe che faremo per poi arrivare alla finalissima del 3 di settembre. Approfitto anche per dare il benvenuto al nostro regista ufficiale 2016, che è Matteo Giulia, che curerà minuziosamente la regia e le coreografie con la scenografia di Romeo Sicuro. La maestra Ida De Cembirale invece curerà la parte musicale, è già ufficialmente il nostro direttore musicale per quanto riguarda questo tour. A Melpignano, sabato 30 di gennaio, presenteremo il nostro primo calendario Reginetta dei Due Mari 2016 e non solo, ci sarà l'annullo speciale temporaneo delle Poste Italiane, dove verranno timbrate tre cartoline giustamente dedicate alle nostre misse. E questo timbro arriverà settimana prossima al Museo Nazionale delle Poste Italiane a Roma. Francesca, per concludere, cosa rappresenta questa fascia e questa corona di Reginetta 2015? Beh, per me rappresentano il buon auspicio, perché mi porteranno fortuna fino alla fine. E per me comunque sono sempre dei piccoli gesti comunque che rimarranno.